Legacy Art Museum di New York, punto di incontro e destinazione di mostre e lavori provenienti da tutto il mondo. Non può esserci miglior luogo per Ferdinando Ambrosino, la cui opera è stata felicemente accostata a quella del celebre artista russo Andrei Rublev. Allora, io vengo da una località molto, molto nota. Beh, Cuma ha una sua storia. Lì nei Campi Flegrei si incrocia la cultura greca e quella romana, e certamente nelle mie opere sono evidenti questi trascorsi culturali. La mia pittura in un primo momento si è ispirata al mondo flegreo, al paesaggio flegreo, un paesaggio ricco di storia ma anche di bellezze naturali. Però questo è stato un breve periodo, per cui sono nati i paesaggi della memoria. Ecco, il ricordo, la memoria di un paesaggio, la memoria di un'emozione, dove le cose che realizzo, che esprimo, sono frutto di una ricerca interiore che sono che poi la memoria delle cose viste e toccate per tanti anni e per tanto tempo. Il senso di questa mostra è anche di stare in un museo di arte contemporanea mostrando qualcosa che ha molto a che fare con la storia italiana. Ecco, cioè questa, se possiamo anche chiamare, questa contraddizione in termini, cioè siamo nel Chelsea Museum, una zona in cui oggi pomeriggio, giovedì, tutte le gallerie aprono e aprono installazioni, aprono delle cose di arte totalmente contemporanea. Questa presenza di un artista italiano all'interno di un museo di arte contemporanea dà invece questo altro scatto verso una arte storica, ed è proprio in questo flusso, secondo me, che è importante testimoniarlo in qualche maniera. Rendendo immanente il sacro e trascendente il profano, Ambrosino immerge i visitatori in un'atmosfera mediterranea con le sue straordinarie opere pittoriche e le sculture di terracotta realizzate a Vietri sul Mare nella fornace di Vincenzo Santoriello. Questa mostra, diciamo, ha una sua novità per me, perché forse per la prima volta espongo delle sculture in terracotta oltre ai dipinti. Queste sculture in terracotta hanno per me un significato particolare, perché dopo tanti anni di lavoro, ecco, questa materia antica l'ho manipolata in maniera tale che possa dare dei risultati anche di grande modernità. Looking at the work, studying it and having the pleasure to work on this exhibition has been a tremendously great experience to see an artist who is managing to go through all these styles effortlessly and create a new language that is very strong in terms of semantic and content and references to the past, but also is very relevant to what's happening on the art scene today. La terracotta è una materia molto interessante, ha una sua fragilità, però ha anche una sua, come dire, malleabilità, manipolata da dei grandi risultati. È una materia antica, sono state realizzate delle cose già 2000 anni fa in terracotta, le statue romane, i vasi romani sono un esempio. Però, ecco, riportarle in chiave moderna è stato molto interessante, perché le mie sculture hanno una loro modernità, ma anche una sua difficoltà, perché immaginate di realizzare delle sculture alte 3 metri, tutte di un pezzo, e poi che bisogna cuocere a 1200 gradi, per cui se non c'è lo spessore giusto, se non c'è la giusta gradualità di cottura, scoppiano, per cui difficoltà tecniche. Beh, insomma, in qualche modo però la sorpresa è sempre un fatto stimolante per un artista, perché quando si apre il forno e si trovano queste sculture che in qualche modo cambiano nel colore e nella, diciamo, nell'aspetto da come uno le ha realizzate precedentemente, è una grande, diciamo, emozione che bisogna provare, perché poi un artista vive di emozioni. La sua arte, che combina il moderno con la tradizione iconica rinascimentale, l'ha portato in giro per il mondo fin da quando era giovanissimo, con mostre ed importanti riconoscimenti. Ma la grande emozione questa sera è di stare qui a New York, in un museo. Credo che sia l'ambizione di ogni artista di un qualsiasi parte del mondo. Io ho esposto in Francia e una volta, molto tempo fa, la Francia, l'Europa, era un mito per gli americani.
Poi diciamo che si sono un po' modificate le cose. Noi abbiamo, come dire, dettato dei canoni della pittura. Poi c'è stato un momento, negli anni 60, che l'America ha stabilito qual era il percorso artistico di modernità che bisognava seguire. Quindi il testo l'ha scritto l'America. E poiché io sono cresciuto negli anni 60, quindi mi sono formato in questo periodo storico, praticamente ecco, stare qui a New York, in una nazione che ha creato un nuovo testo per la nuova pittura del domani, beh, diciamo, è un motivo di orgoglio, di soddisfazione e di grande emozione.